E si gode, e si gode, e si gode! Mamma mia! Il Gubbio vince all'ultimo secondo su calcio di rigore, trasformato da Pellegrini, 2-1 contro il Legnago. Allunga, dopo la sconfitta del Pesaro con il Perugia, a più 7 dal quintultimo posto dove c'è appunto la Vispesaro. Sabato avrà la possibilità di giocare contro la Vispesaro e di allungare eventualmente a più 10 e di portarsi a meno 4 con una partita in meno ai playoff. Raga, tanta roba, tanta roba, tanta roba. Mamma mia, che vittoria, che vittoria. C'è di la roba. Siamo andati subito in svantaggio dopo pochi minuti. Con Boulevardi, lì per lì diceva, ok, perfetto, guarda la sfiga, cioè subito così. Invece Gomez di testa ha subito risposto, una partita giocata veramente bene dal Gubbio, benissimo, sono contentissimo. Il secondo tempo invece loro hanno preso un palo, hanno giocato un po' meglio di noi nel secondo tempo, però noi siamo stati completamente padroni della partita, abbiamo gestito bene la partita, abbiamo giocato abbastanza bene, e Pellegrini fa l'azione, subisce il rigore, va a prendere il pallone, decide lui di tirarlo, nonostante che c'erano sia Sainz Mazza sia Gomez per poter realizzare il tiro, ha detto no, lo tiro io, l'ha tirato e ha siglato la vittoria del Gubbio. Ragazzi, questa è una vittoria pesantissima, pesantissima, ragazzi, troppo contento, mamma mia che vittoria, mamma mia che vittoria, mamma mia che vittoria. Oggi per me godo doppio, sia il 3-0 dell'Inter contro il Milan, che io sono anche interista ovviamente, e sia la vittoria del mio Gubbio 2-1. Che spettacolo, ragazzi, che domenica, che domenica, mamma mia, raga, mamma mia. Raga, io non ho altro da dire, cioè sono talmente contento oggi, proprio perfetta, perfetta. Abbiamo allungato di più 7 dal quintultimo posto. Siamo, no, più 5, no, più 5, più 7, non mi ricordo. Comunque abbiamo allungato dal quintultimo posto. Ci siamo portati a 30 punti con la possibilità di andare siamo a meno 4 dai playoff con una partita di meno. È vero che contro il Cesena, però intanto dobbiamo giocarla. Male che vada, o rimani come sei e quindi sei sempre già messo abbastanza bene, oppure o fai un punto e vai a meno 3, o addirittura magari potresti vincere e vai a meno 1. Non lo possiamo sapere questo, però abbiamo una partita di meno. Raga, il pallone è rotondo, eh. Che dire, raga? Sono troppo contento. Sarà un video veramente breve perché c'è poco da dire. L'abbiamo vinto, conta solo questo. E chi se ne frega su calcio di rigore? E chi se ne frega? Dio caro, per tutta l'anno non ce l'hanno mai dati. Mo' perché ce l'hanno dati due. Va benissimo, un calcio di rigore, finalmente. Che bello, che bello. Vinciamo 2-1. Sono contentissimo, raga. Forza Gubbio sempre. Forza, forza Gubbio, raga. Continuate a seguirci. Mettete like, un commento. Iscrivetevi al canale. E mi raccomando, tutti pronti per domani sera su F3G sulla mia pagina Facebook fino alla fine Forza Gubbio, dove andrà in onda la puntata di F3G. Come già detto, ci saranno un ospite molto 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 importante. Detto questo, raga, ci vediamo al prossimo video sabato contro il Pesaro, appunto per lo scontro diretto principale. Hai la possibilità di no, a più 7 dal Pesaro, sì, hai la possibilità di portarti a più 10 e chiudere, sembrerebbe, in maniera definitiva il discorso dietro della salvezza. Quindi, raga, forza, 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 perché sono troppo fiducioso in questi ragazzi. Oggi hanno fatto una vittoria di platino! Una vittoria di platino! Bravi, raga, bravi, vi voglio bene, vi voglio bene. Ciao, raga.